Ieri sera era in programma una manifestazione pacifica per la nuova trivella dei cantieri TAV installata a Buttigliera Alta in Valsusa, ma nella notte ci sono stati disordini con le forze dell'ordine. Federica Burbatti. Erano circa 300 le persone che ieri sera a Buttigliera Alta hanno dato vita ad un corteo che inizialmente pacifico si è sviluppato dal paese al sito dove stava operando una delle trivelle per i sondaggi della TAV. Ad un certo punto però un'ottantina di persone si è staccata dal corteo e con le immagini che documentano la sassaiola che ne è seguita sono stati gettati contro i poliziotti bengala che hanno incendiato la boscaglia. Li vedete i lampi di luce? Sono state gettate pietre pesanti, anche mezzo chilo. Poi chiodi che hanno bucato alcune macchine dei carabinieri e puntatori laser contro gli agenti. E l'ennesima cronaca di violenza che preoccupa la polizia. Dal sito in cui opera la trivella, lungo la provinciale Perrosta, il corteo dei manifestanti ha raggiunto infine il municipio.